Sono stati avviati concretamente i lavori per la realizzazione della strada di collegamento diretto della strada statale 114 in prossimità dello svincolo autostradale A18 di Giarre con i centri abitati del comune di Riposto. Questa opera è coordinata dal commissario straordinario del governo per la ZES della Sicilia orientale in qualità di soggetto attuatore ed è finanziata dal fondo Next Generation dell'Unione Europea e in parte da quello per le opere indifferibili. La strada, che si estende per circa 4 chilometri, svolge funzioni di collegamento diretto tra la grande viabilità e le aree costiere ioniche, i vari centri edificati dello stesso comune di Riposto, nonché con le aree pedemontane sul versante est dell'Etna. Supporto allo sviluppo turistico, grazie al collegamento tra la viabilità principale pedemontana con il porto turistico di Riposto, supporto alla crescita economica mediante il collegamento con l'area prevista dalla PRG del comune di Riposto per insediamenti produttivi e commerciali già in parte realizzata e infine infrastruttura di protezione civile come via diretta di esodo per tutti i centri che collega. Ma certamente è un'opera strategica che cambierà il volto di questo territorio, questa zona che sembra marginale invece diventerà centrale e collegherà appunto Riposto all'autostrada, l'A18. È un'opera che ha avuto mille difficoltà urbanistiche, mille difficoltà anche in termini di finanziamento, ma finalmente siamo riusciti a portarla a compimento grazie anche al commissario Di Graziano che nella sua qualità di commissario della ZES è riuscito a dare un impulso forte assieme alle amministrazioni. Prima l'amministrazione Caragliano, oggi l'amministrazione Vasta, a cui va tutto il nostro apprezzamento. Ma un'opera di importanza strategica, sicuramente, perché avremo la possibilità di collegare la zona portuale di Riposto e di Torre Archirafi, che è una zona molto turistica della città, direttamente alla strada statale, quasi nei pressi dell'autostrada. Ci auguriamo, nel frattempo, oggi il tema è anche quello di riuscire il commissario ZES a far finanziare l'ultimo tratto, che è quello che poi collegherà direttamente al casello autostradale questa strada, che a quel punto sarà il completamento di un'opera che comunque è già un'opera strategica importantissima per il nostro territorio.